Possiamo dividere le particelle in due grandi famiglie, i fermioni e i bosoni. I fermioni sono particelle che non riescono a occupare lo stesso spazio, devono stare lontani. I bosoni, invece, sono particelle che possono occupare lo stesso spazio. Possiamo quindi dire che questa loro caratteristica che rende i bosoni le particelle perfette per trasportare l'interazione tra i fermioni, qualunque sia questa interazione. A loro volta però i fermioni possono essere divisi in altre due famiglie, i leptoni e i quark. Ovviamente tutto ciò, così come tutto ciò che ascolterete in seguito, è una semplificazione di tutta una serie di dettagli tecnici su cui non mi andrò a dilungare. Due rappresentanti di due di queste tre famiglie sono presenti in due storie pubblicate sul Topolino numero 3527. In effetti, una di queste due storie, Il Bosino di X, di Francesco Monteforte Bianchi e Andrea Lucci, è stata in realtà pubblicata in precedenza sul Topolino numero 2999 e si è occupata del bosone di Higgs, dell'annuncio della cui scoperta proprio in questi giorni si festeggia l'undicesimo anniversario. La storia precedente a questa, Zio Paperone, l'inghippo del muone di Marco Posco e Giampaolo Soldati, è invece stata realizzata appositamente per questo numero e si occupa del muone. Il muone fa parte della grande famiglia dei leptoni. In pratica è un elettrone un pochino più cicciotto e proprio come l'elettrone di cui abbiamo l'elettrone negativo, l'elettrone vero e proprio, quello positivo, detto anche positrone, anche per il muone abbiamo un muone negativo e un muone positivo, solo che non distinguiamo con due nomi diversi, ma semplicemente, nel caso, andando a specificare la carica elettrica. La stessa cosa anche per il fratello più grosso di elettrone muone, cioè il tauone. I muoni, in particolare, vengono prodotti soprattutto dall'interazione con gli strati più alti dell'atmosfera dei raggi cosmici. Infatti si dice anche che i muoni sono raggi cosmici secondari, proprio perché sono prodotti da queste interazioni. Nonostante il loro tempo di vita medio particolarmente breve, poiché viaggiano a velocità molto elevate, sono in grado di arrivare addirittura fino alla superficie del pianeta e quindi possiamo rilevare il loro passaggio grazie a particolari strumenti che chiamiamo scintillatori. Questo perché questi strumenti sono progettati in maniera tale da produrre al loro interno dei fotoni, cioè della luce, quindi delle scintille, al passaggio delle particelle al loro interno. Questo perché le particelle, interagendo con gli atomi di cui sono costituiti gli scintillatori, rilasciano proprio agli scintillatori una parte della loro energia. Questi strumenti, gli scintillatori utilizzati per rilevare in particolare i muoni, possono essere utilizzati per esempio per andare a monitorare le attività dei vulcani. Vi lascio in descrizione un link di approfondimento. Più in generale, però, a parte questo esempio specifico, i rivelatori di muoni sono appunto utilizzati per andare a studiare le montagne, i vulcani, persino ci sono applicazioni per andare a capire cosa c'è all'interno delle piramidi. Tra l'altro, proprio ai muoni sono personalmente legato, visto che la mia tesina di laurea era dedicata a un minisito che raccontava come misurare il tempo di vita medio di un muone utilizzando uno scintillatore. Questo minisito, purtroppo, non è più online e potete raggiungerlo soltanto tramite la versione archiviata che vi lascio in descrizione. Come intermezzo tra le due storie, poi, troviamo un'intervista a Luigi Marchese, un fisico del CERN che lavora appunto all'LHC. E ovviamente un'intervista abbastanza leggera che in ogni caso vi consiglio di leggere. Non dà molte informazioni in più in realtà rispetto alle storie, ma costituisce un'ottima guida insieme, voglio sperare, anche al video che state guardando. Per cui, arrivati a questo punto, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!